Oggi parleremo in maniera più teorica di quello che sono le cellule staminali, quelle che sono le loro caratteristiche e, e che cosa sappiamo dal punto di vista molecolare della staminalità. L'unica cellula staminale vera è questa, lo zigote, che si viene a formare tradizionalmente per unione di una cellula uovo e di uno spermatozoo e dalla quale ha origine tutto quello che serve per formare un organismo adulto e quindi tutte le strutture che supportano lo sviluppo embrionale, che sono le strutture placentari se vogliamo, è l'embrione vero e proprio. Questo processo è diverso, un pochettino diverso per ogni specie, ma più o meno segue una evoluzione standard in tutti i mammiferi, per cui a partire da un'unica cellula, questa cellula inizia a dividersi e a dare origine a due cellule che sono ancora tutte e due uguali, da due cellule si hanno quattro cellule, poi otto cellule che sono ancora tutte uguali, poi dallo stadio di 8-16 cellule in poi ognuna delle cellule che compone l'embrione inizia a intraprendere una strada di differenziamento che è diverso da quello intrapreso dalle cellule adiacenti, per cui già allo stadio di blastocisti, e tra un po' vedremo a che punto dello sviluppo eh, corrisponde la blastocisti, queste cellule non sono più tutte uguali tra di loro, anzi alcune di queste daranno origine alle strutture placentari, altre daranno origine all'embrione vero e proprio che già dagli stadi precocissimi di sviluppo si compone di quelli che sono i tre foglietti embrionali, che sono l'ectoderma, grossolanamente quello che darà origine al nostro rivestimento esterno, al mesoderma, quello che darà origine al strato intermedio, quindi la struttura scheletrica, muscolare e l'endoderma, quello che riempie all'interno eh, i nostri organi, quindi eh, polmoni e molte delle strutture endocrine, ad esempio, hanno una derivazione endodermica. Mesoderma, come vi dicevo, tutto il muscolo, tutto l'osso, eh, le cellule del sangue. Alcune parti del rene, l'ectoderma invece, l'epitelio, quindi pelle, epidermide, ma anche tutte le strutture neuronali, molte cellule pigmentate che stanno sparse eh, nell'organismo. Dal punto di vista molecolare, dal punto di vista genetico, che cosa succede durante questo processo di differenziamento? Sappiamo che ci sono dei geni che regolano ogni stadio di sviluppo. Ma quello che globalmente succede è che tutta l'informazione genetica presente nello zigote, che è la stessa che viene ereditata in tutte le cellule figlie, a poco a poco si restringe in termini di disponibilità. Cioè se lo zigote è potenzialmente in grado di esprimere tutti i geni del genoma, quanti sono i geni del genoma umano? Circa. 25.000. Se io vado a vedere il potenziale di espressione di questi geni a livello dello zigote, lo zigote è virtualmente in grado di esprimere tutti questi 25.000 geni. Se invece vado a vedere le, i geni che sono effettivamente espressi da ognuna di queste cellule che sono arrivate al termine del differenziamento, quanti sono le, i geni espressi da una cellula del nostro corpo? sono più o meno 5.000. La maggior parte degli altri geni non possono più essere espressi perché sono silenziati attraverso dei processi di silenziamento definitivo di cui parleremo eh, nella prossima ora, probabilmente ne parlerete col professor Giacca, per cui si ritiene che una volta che una cellula è arrivata alla fine del suo programma di differenziamento, ormai ha la maggior parte dei geni inattivi, spenti, perennemente e può esprimere ancora un subset di geni che sono quelli che servono per svolgere la funzione per cui quella cellula è deputata, cioè una cellula muscolare è una cellula muscolare perché di tutti i geni del genoma umano esprime l'actina, la miosina, le proteine che regolano la contrazione muscolare, una cellula del fegato è una cellula del fegato perché di tutti i geni del genoma umano produce gli enzimi che servono a enzimi della coagulazione e tutte le altre funzioni del fegato. Quindi ogni cellula si specializza perché progressivamente durante il differenziamento gran parte del genoma viene spento, viene silenziato, viene reso inattivo e rimane attiva solo quella parte che serve a supportare la funzione biologica della cellula differenziata. Questo processo di differenziamento, come dicevamo, inizia molto presto. Questo diagramma vi illustra quello che succede in una tuba quando l'ovocita incontra lo spermatozoo, quindi a questo livello si viene a formare lo zigote, che è la vera cellula staminale totipotente, e che poi, come vi dicevo, nei giorni successivi inizia a dividersi due cellule, quattro cellule. Quello che si impianta nell'utero, in realtà, è un qualcosa che è già molto differenziato, è tutt'altro che un, eh, uno zigote, un, una cellula totipotente. Quello che si impianta è questa struttura che si chiama blastocisti, nella quale si riconoscono fondamentalmente due porzioni. Una parte che si chiama trofoblasto che darà origine alla placenta e una parte cellulare, questa massarella di cellule che darà origine all'embrione. Lo vediamo meglio disegnato qua. Questo è eh, l'aspetto di uno zigote che si inizia a dividere, due cellule, quattro cellule, otto cellule. Queste sono ancora tutte uguali. Se io prendo via una di queste cellule, l'embrione continua a svilupparsi e non risente minimamente. Questo è il motivo per cui io posso fare... Una diagnosi ad esempio molecolare di malattia genetica negli embrioni che vengono fecondati in vitro, tutto questo succede in vitro, fuori dal corpo della madre. Quello che si impianta è una blastocisti precoce. E quindi io posso permettermi in teoria di prendere una di queste cellule, fare la mia diagnosi genetica, c'è o non c'è la mutazione e poi decidere se impiantare o meno questa blastocisti. Anzi lo potevo fare prima della legge 40 di cui parleremo tra poco, adesso in Italia tutto questo non si può più fare. Uh, questo per dirvi che queste cellule sono ancora tutte uh, totipotenti. Arriviamo allo stadio di blastocisti: come vi dicevo, riconosciamo un trofo ectoderma da cui originerà la placenta, tutti gli annessi, e una massa cellulare interna, inner cell mass, da cui originerà l'embrione vero e proprio, quindi tutte le cellule che danno origine al nostro organismo. Aver capito questo ha fatto sì che Evans e Kaufman nel 1981 provassero a prendere le cellule della massa cellulare interna, quelle che daranno origine all'embrione di un embrione di topo, e le mettessero in coltura. E in questa maniera è stata derivata la prima cellula di. La, scusate, la prima linea di cellule staminali embrionali murine nel 1981, perché queste cellule possono essere mantenute in coltura e in particolare le manteniamo in coltura se le mettiamo su un feeder layer di fibroblasti, che evidentemente secernano qualche cosa che consente a queste cellule di replicarsi in maniera indefinita, per questo le chiamiamo linee cellulari, perché le possiamo espandere in maniera praticamente illimitata e mantengono la loro pluripotenza. Cosa vuol dire? Ognuna di queste continua a comportarsi come una cellula staminale eh, dell'embrione. Cioè è capace di dare origine a tutti i tipi cellulari che compongono l'organismo, non più a quelli che danno origine alla placenta, perché questa struttura è già un pochettino differenziata e quindi queste cellule le chiamiamo pluripotenti, non più totipotenti come lo zigote che è capace di dare origine anche al trofoblasto. Queste cellule, come vi dicevo, le possiamo tenere in coltura, crescono su uno strato di feeder layer di fibroblasti che sono resi mitoticamente inattivi, quindi dobbiamo irradiare questi fibroblasti o trattarli con delle sostanze chimiche per cui non proliferino più se non proliferano sopra le cellule staminali embrionali. Questa è una tipica colonia di cellule staminali embrionali che può crescere su questo feeder layer. Se leviamo il feeder layer le cellule staminali embrionali non si attaccano più, quindi non crescono più adese alla plastica, ma formano queste strutture che si chiamano Embryoid Bodies o corpi embrionali, al cui interno iniziano a differenziarsi, solo che lo fanno in maniera molto più caotica rispetto a quello che succede all'interno di un embrione che si impianta in un utero e che ha la placenta intorno che dà dei segnali per cui l'embrione inizia a differenziarsi e ogni cellula, a seconda della posizione spaziale all'interno del sacco embrionale, Decide di intraprendere una certa linea di differenziamento. Esistono dei geni che si chiamano geni omeotici che guidano proprio le modalità di differenziamento in senso spaziale. Se pensate, non è così scontato che in, da quella masserella che abbiamo visto prima di cellule si formi sempre un organismo con una perfetta simmetria, una testa e una coda o, o la parte inferiore perfettamente allineati e gli organi sempre disposti più o meno in una certa eh, maniera. Ci sono dei geni che guidano il differenziamento in senso spazio-temporale. Eh, Tutto questo viene a mancare negli embryo bodies per cui le cellule tendono a differenziarsi ma lo fanno in maniera più caotica. Quindi le cellule staminali embrionali che sono per definizione le cellule che originano dalla massa cellulare interna prelevata allo stadio di blastocisti, questa è una definizione ormai universale per definire le cellule staminali embrionali, hanno queste caratteristiche. Sono cellule che sono capaci di self-renewal a lungo termine, quindi sappiamo tenerle in coltura e dare origine a progenie successive di cellule che mantengono la stessa pluripotenza delle cellule staminali originali, mantengono un cariotipo stabile e diploide, quindi non sono cellule tumorali, sono capaci di generare, se sottoposte a stimolo appropriato, tutti i tipi cellulari che derivano da tutti e tre i foglietti embrionali, quindi sostanzialmente tutti i tipi cellulari di un organismo. Adulto. Se le inserisco in un altro embrione che si sta formando, riescono a contribuire alla formazione di tutti i tessuti di quel fetto e quindi di quell'organismo e quindi contribuiscono a formare una chimera. Vedremo tra un attimo esempi di questo tipo, colonizzando anche la linea germinale, quindi riescono a dare origine a cellule uovo e spermatozoi del nuovo organismo. E sono caratterizzate da eh, alcuni marker molecolari, che questa era la prima definizione. Oggi conosciamo molti più marcatori molecolari delle cellule staminali, che vedremo eh, tra un attimo. Tipicamente, eh, la pluripotenza di una cellula staminale embrionale era definita come la capacità di formare teratomi se iniettati in sede ectopica. Quindi queste cellule, se io le inietto in un embrione che si sta formando, non si comportano come cellule tumorali, si comportano come cellule staminali embrionali e contribuiscono allo sviluppo di tutti gli organi e tessuti. Ma se non le impianto in un embrione, le impianto ad esempio sottocute, nel cuore, nel rene, nel cervello, formano un tumore e formano un tumore che si chiama teratoma, che vediamo adesso. Quindi, come posso dimostrare il potenziale pluripotente di una cellula staminale embrionale? Posso inserirlo in una sede ectopica e guardare se formano un teratoma, posso iniettarla in un altro embrione, quindi in un'altra blastocisti, e vedere se portano alla formazione di una chimera. Oggi abbiamo anche a disposizione molti essei, molti saggi di differenziamento in vitro. Per cui posso vedere se queste cellule sono effettivamente capaci di dare origine a cuore, muscolo, osso, cartilagine, intestino, cellule pigmentate, cellule del sangue. Sottoposti a particolari segnali di differenziamento, quindi che guidano il differenziamento verso una di quelle strade che abbiamo visto all'inizio nel diagramma iniziale. Questo è un teratoma: e un teratoma è un tumore gonadico, in genere questi tumori spontaneamente insorgono a livello delle gonadi, eh, sono tumori molto rari e derivano da quelle che sono ritenute essere un altro tipo di cellule staminali che risiedono nelle gonadi, che sono le cellule staminali germinali, quindi precursori delle gonadi. Hanno molte caratteristiche in comune alle cellule IS, le cellule staminali embrionali, anche se non hanno la stessa pluripotenza delle cellule staminali embrionali, perché sono un pochettino più in giù nel differenziamento. Quindi fisiologicamente, da queste cellule a livello gonadico si eh, possono originare questi tumori che, come vedete, sono dei tumori che hanno una parte indifferenziata, ma al cui interno si differenziano di nuovo in maniera caotica tutti i tessuti che normalmente danno origine a un organismo adulto, un po' come vi dicevo, all'interno di un Embryo Bodies. Quindi all'interno di questi tumori troviamo delle zone indifferenziate ma anche delle zone di epitelio keratinizzato, carat di tessuto connettivo, di cartilagine, pezzi di osso, isole di sangue, zone di epitelio, capelli, peli e eh, pezzi di denti. Il tutto eh, organizzato in una maniera del tutto casuale. Se io prendo le cellule IS, cellule staminali embrionali, e le impianto sottocute, do origine a tumori di questo tipo, di cui non posso prevedere il differenziamento, ma in genere trovo un po' di tutto. Viceversa, se le stesse cellule le inietto, le microinietto in una blastocisti che si sta formando, queste cellule non si comportano più come cellule tumorali, ma contribuiscono a formare i tessuti dell'organismo che deriverà da questo embrione. Questa prova la posso tenere in maniera molto elegante oggi che abbiamo a disposizione degli animali geneticamente modificati e la possibilità, grazie a tecniche di ingegneria genetica, di inserire dei geni marcatori nelle cellule per poterle seguire poi nel loro destino. Quindi, se io prendo delle cellule staminali embrionali, delle cellule IS. E le marco con un gene marcatore, un gene reporter come il LACZ, che fa sì che le cellule diventino blu se sottoposte a una particolare reazione chimica. Vedo che l'embrione che si forma da questa blastocisti avrà i tessuti che sono in parte bianchi e in parte blu, a dimostrazione del fatto che parte di questi tessuti derivano dalle cellule IS della blastocisti e parte derivano dalle cellule IS che io ho microiniettato da fuori. Questo è il tipico saggio per dimostrare fisiologicamente la pluripotenza della mia linea di cellule IS. Similmente, come vi dicevo, e, e posso utilizzare cellule eh, IS eh, con altri tipi di marcatori, ad esempio derivate da animali che hanno un altro colore di pelo e dimostro la formazione della eh, chimera a livello della eh, colorazione esterna eh, del pelo. Tutto questo lavoro risale agli anni 80. Abbiamo dovuto aspettare più o meno 20 anni per riuscire a fare la stessa cosa a partire da una blastocisti umana. E questo è il lavoro di Thomson del 98 che ha riprodotto esattamente la stessa procedura di Kaufman e Evans con una blastocisti umana. Avendo a disposizione degli embrioni fecondati in vitro, quindi con il progredire delle tecniche di fecondazione artificiale, oggi... Portando avanti eh, l'embriogenesi in vitro fino a uno stadio di late blastocyse, quindi blastocisti eh, tardiva prima dell'impianto, questa è la struttura che si impianta, è possibile prelevare la massa cellulare interna, mettere le cellule in coltura, queste cellule proliferano mantengono pluripotenza, mantengono un cariotipo normale e possono essere indotte a differenziarsi in cellule del cuore, in cellule della pelle, in cellule del midollo osseo e quindi del sangue, in neuroni. Oggi cominciamo a capire quelli che sono i segnali di differenziamento che guidano il differenziamento verso un tessuto, un tipo cellulare piuttosto che un altro. Per cui ecco, questo è un po' il concetto della terapia cellulare basata sulle cellule staminali. Ho a disposizione delle linee che possono essere comprate, oggi esistono a disposizione eh, sul mercato centinaia di linee cellulari, sia di topo, per scopo sperimentale che umane, che stiamo imparando a differenziare nei vari tipi cellulari e eh, nei prossimi incontri, nelle prossime ore vedremo diversi esempi di possibili terapie cellulari a livello sperimentale, ma alcune sono arrivate in clinica che si basano sull'utilizzo di cellule seminali embrionali indotte a differenziarsi per poi essere trapiantate nel paziente. Questi sono degli esempi, questi sono fatti da noi in laboratorio, è praticamente immediato il differenziamento in senso cardiomiocitario, cioè se voi prendete, questa è un'isola un di cellule staminali eh, embrionali, simile a quelle che vi facevo vedere prima, li lasciate lì, alcuni di questi spontaneamente iniziano a differenziarsi in senso cardiaco, questo non è così sorprendente se pensate che il cuore è una delle prime cose che si forma dentro l'embrione, quindi... Uh, molte di queste cellule spontaneamente senza far niente diventano cellule cardiache. Come vedete l'intera massa uh, di cellule staminali embrionali inizia a pulsare. Qui dentro non c'è solo cellula cardiaca, ci sono cellule che si stanno differenziando in vari tipi, però chiaramente risalta all'occhio il fenotipo contrattile perché fa contrarre in maniera sinergica tutto l'ammasso di cellule. Non mi soffermo sulle problematiche etiche che riguarda, riguardano l'utilizzo di cellule derivate da un embrione che è un essere in potenza. Eh, molte volte nel corso della vostra eh, carriera di studio vi sarete eh, scontrati e soffermati a pensare dove si origina eh, la vita nel corso dello sviluppo embrionale e ci sono chiaramente pro e contro giustificati da motivi più... Uh, così uh, etici, filosofici che non uh, prettamente scientifici, perché da un punto di vista uh, scientifico sicuramente ci sono più vantaggi che svantaggi e costi da pagare uh, nell'utilizzo delle cellule uh, staminali derivati da uh, embrioni a questo livello e da un punto di vista scientifico è difficile giustificare di considerare un embrione al pari di eh, un essere eh, umano. S volendo fare un paragone, le blastocisti sono eh, una collezione di cellule che non sono peraltro neanche ancora differenziate in nessun tipo eh, specifico eh, particolare e quindi sono altrettanto umane quanto potrebbero essere, ad esempio, le cellule della pelle o addirittura meno umane delle cellule della pelle. Peraltro, il numero di zigotti che spontaneamente non dà origine a nessun embrione è molto alto, questo 18% è probabilmente una sottostima, cioè il numero di zigotti che fisiologicamente si forma e viene perduto per ragioni parafisiologiche è sicuramente la maggior parte degli embrioni che vengono a formarsi. E quindi eh, la quantità di zigoti, di embrioni che noi andremmo a usare per derivare cellule staminali embrionali, prendendole peraltro da embrioni che non sarebbero comunque trapiantati nella madre, perché nessuno ha mai pensato di proporre la derivazione di cellule IS yes da embrioni che invece sarebbero eh, andati eh, al trapianto sicuramente eh, non giustifica il fatto di non utilizzarli eh, a questo scopo, quindi considerando che eh, sarebbero solo quelli inutilizzati eh, da usare per la derivazione di cellule staminali embrionali. E infatti tutta questa eh, eh, lobby diciamo, contro l'utilizzo di cellule staminali e tutte le eh, problematiche etiche che hanno per anni bloccato l'utilizzo di cellule staminali embrionali in molti paesi, si stanno via via risolvendo quasi in tutto il mondo. Gli Stati Uniti erano tra i paesi che opponevano più difficoltà all'utilizzo e alla derivazione di linee eh, di cellule staminali embrionali. E le cose stanno uh, cambiando, sono cambiate radicalmente con uh, il cambio di presidenza degli Stati Uniti uh, quando è arrivato Obama. Bush era stato molto rigido, molto restrittivo, per cui negli Stati Uniti uh, c'erano delle associazioni che cercavano di lottare contro uh, i diritti della ricerca sulle cellule staminali e la possibilità di avere dei fondi federali per la ricerca sulle cellule staminali. E tutte queste eh, lobby pro stem cells hanno praticamente smesso la loro attività quando eh, nel 2009 eh, il presidente Barack Obama ha ehm, emesso un ordine esecutivo che ha eh, rimosso le barriere a quella che è chiamata negli Stati Uniti e ormai in tutto il mondo la ricerca scientifica responsabile, quindi eh, lì dove abbiamo a disposizione degli embrioni che sarebbero presi e buttati nel cestino della spazzatura, appare di non senso non dare la possibilità ai ricercatori di utilizzare quelle cellule per tutti gli scopi di cui discuteremo eh, oggi. Per cui eh, dal 2009 negli Stati Uniti si può fare ricerca consapevole, deve essere giustificata, devono esserci dei protocolli approvati come da ogni legislazione. Eh, e si può anche andare in clinica con cellule derivate da cellule staminali embrionali. E di fatti, eh, dal 2009 ad oggi sono partite due sperimentazioni cliniche già, che prevedono il trapianto di cellule derivate da cellule staminali embrionali. Chiaramente, queste cellule devono essere differenziate. Abbiamo detto all'inizio che se io prendo una cellula staminale embrionale e la metto sotto cute, questa forma un teratoma, quindi chiaramente non posso prendere le cellule staminali embrionali e trasferirle così come sono, devo farle differenziare. Le due applicazioni per cui sono partite delle sperimentazioni di terapia cellulare con cellule basate su cellule IS sono questa, sponsorizzata da una company che si chiama Geron, che deriva precursori degli oligodendrociti, quindi delle cellule che mielinizzano i neuroni nella sostanza bianca del midollo spinale, da trapiantare in pazienti che sono andati incontro a una lesione traumatica del midollo spinale a livello toracico, quindi pazienti che sostanzialmente hanno dei traumi spinali e quindi delle mancanze di mielinizzazione e lesioni midollare a questo livello. Questa sperimentazione è partita eh, nell'ottobre del 2010 e attualmente, eh, quindi, attualmente eh, si è conclusa la sperimentazione di fase 1 e, e stanno, eh, sta partendo un, uno studio multicentrico arruolando eh, un numero superiore di soggetti. Pochi anni fa, eh, nel 2010, è stata proposta un'altra sperimentazione sponsorizzata da un'altra company sempre statunitense, che invece vuole derivare cellule dell'epitelio pigmentato retinico, da cui parlato, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, per trattare forme di degenerazione maculare legata all'età che colpiscono prevalentemente eh, l'epitelio pigmentato piuttosto che i fotorecettori. C'è una malattia in particolare che si chiama Uh, malattia di Stargard che uh, induce una degenerazione massiva delle cellule dell'epitelio pigmentato retinico, e in questi pazienti sono stati iniettati uh, dei, dei, dei preparati di cellule di RPE derivati da differenziamento di cellule staminali. Embrionali e ci sono già le prime pubblicazioni che dimostrano la sicurezza della procedura, e anzi, uno di questi studi, se andate a vedere eh, in dettaglio eh, l'articolo, è anche eh, migliorato, quindi c'è stato un miglioramento dell'acuità visiva, seppure questo studio era destinato solo a valutare la sicurezza della procedura, essendo uno studio di fase 1. Questo per farvi vedere che più o meno tutto il mondo si sta muovendo verso l'utilizzo delle cellule staminali embrionali a scopo di ricerca o a scopo terapeutico. E se guardate il numero dei paesi che utilizza cellule staminali embrionali umane o non umane, quindi sostanzialmente di topo, anche se oggi le stiamo derivando da eh, quasi eh, tutte le specie, il numero di paesi è eh, sicuramente eh, in eh, espansione. Solo l'Italia sta facendo un passo indietro con le ultime legislazioni per cui eh, l'utilizzo di queste eh, cellule è sempre più ristretto. Questo è uno delle, mh, degli articoli comparsi eh, nel 2013 sulla stampa eh, statunitense divulgativa. Per dire appunto che i gruppi che stavano tentando di promuovere e di incoraggiare la libertà sull'utilizzo delle cellule staminali eh, a scopo di eh, ricerca hanno smesso la loro attività proprio perché non ce n'è più bisogno, perché ormai la legge federale consente e incoraggia l'utilizzo di questo tipo di ricerca, e stanno trasferendo la loro attività sulla traslazione clinica, quindi su, um, uh, sull'incoraggiamento a utilizzare queste cellule per scopi terapeutici. Noi invece siamo fermi a questa legge, ve la ricordo se per caso vi è sfuggita. La legge de, eh, 40 promulgata nel 2004, per cui oggi non si possono più generare eh, blastocisti, quindi embrioni in eccesso, quindi le donne devono essere eh, sottoposte a multipli cicli di iperovulazione perché non è più possibile congelare gli embrioni eh, una volta Sapete che per fare una, una fecondazione in vitro la donna deve essere indotta a superovulare o con una grossa stimolazione ormonale. Una volta questa cosa si faceva una volta, gli ovuli venivano presi, fecondati in vitro e poi tre embrioni alla volta venivano impiantati, ma se la fecondazione non avveniva si potevano usare gli embrioni congelati per fare un altro tentativo. Oggi questa cosa non è più possibile, si possono generare al massimo tre embrioni alla volta, quindi io induco una donna superovulare, le faccio produrre tantissimi ovuli ma poi ne posso usare solo tre, gli altri non li uso e tutti questi tre embrioni devono essere impiantati, quindi riduco drasticamente le chance eh, di successo per ogni ciclo ormonale a cui sottopongo la donna, perché il grosso degli ovuli viene buttato e quindi la costringo a ripetere la superovulazione, la stimolazione ormonale ogni volta che vuole eh, provare e in più non ho in embrione a disposizione per der derivare nuove linee di cellule eh, IS, ad esempio pazienti specifiche. Parleremo tra un po' di questa possibilità in altri paesi. Non solo, ma dobbiamo anche buttare, anzi non buttare, dobbiamo tenere in frigo, forever, senza la possibilità di utilizzare Quei 30.000 embrioni che sono stati generati in passato, se una donna ha prodotto 20 embrioni è andata bene il primo ciclo, ne abbiamo 17 in frigo. Non li possiamo toccare, non li possiamo usare, dobbiamo solo aspettare che i salti di corrente ripetuti che si verificheranno li distruggano spontaneamente. La beffa ancora maggiore è che non possiamo farci le nostre cellule IS. Yes, però possiamo fare ricerca andandocele a comprare dagli altri paesi, quindi pagandole profumata, profumatamente eh, e comprando le linee che possono essere importate da altri eh, paesi. Questa è la nostra situazione. Che cos'è che fa sì che una cellula staminale embrionale mantenga le caratteristiche di pluripotenza? Quello che stiamo iniziando a capire è che ci sono dei geni che codificano per particolari molecole, che sono sostanzialmente fattori di trascrizione, che quindi devono agire nel nucleo, oppure fattori solubili, che vanno a mantenere l'indifferenziamento. Quindi una cellula staminale è una cellula che riceve e attiva dei segnali che bloccano il differenziamento, che sarebbe... Il pathway spontaneo, quindi quello che una cellula tenderebbe a fare spontaneamente. Per cui, per mantenere la pluripotenza di una cellula staminale embrionale, dobbiamo attivare una serie di fattori di trascrizione, questi sono i primi che sono stati scoperti, OCT4, NANOG, SOX2, e una serie di recettori sulla superficie di membrana che mantengono attivi questi segnali. Vi raccontavo prima che le cellule staminali embrionali di topo proliferano e rimangono pluripotenti, indifferenziate, se vengono coltivate su uh, un feeder di fibroblasti. È possibile però rimuovere i fibroblasti. E aggiungere una semplice citochina che si chiama Leukinia Inhibitory Factor, perché è stata scoperta per tutto altro motivo e quindi gli hanno dato questo nome. Ma questa citochina che si chiama LIF eh, come acronimo, ha la capacità di mantenere la cellula staminale embrionale indifferenziata anche in assenza di feder layer, perché? Perché interagisce con dei recettori di membrana che vedremo adesso che attivano questi geni di staminalità e quindi mantiene l'espressione di questi geni che bloccano il differenziamento. Oggi come vi dicevo ne sappiamo molto di più, per cui oltre a questi primi OCT4, SOX2, NANOG, conosciamo tutta una serie di eh, proteine che sono coinvolte, fattori di trascrizione, cofattori Regolatori della cromatina, perché come parlerete dopo è fondamentale l'organizzazione della cromatina in queste cellule che mantengono la staminalità e prevengono il differenziamento. Quindi una cosa da ricordare sicuramente è la capacità dell'IF di mantenere il potenziale. Pluripotente della cellula staminale embrionale. Il LIF è una, è una proteina che interagisce con dei recettori di membrana che si chiamano LIF receptor, associati a un cofattore GP130, ma questo è abbastanza irrilevante, e quello che eh, fa questa via eh, del segnale, quindi quando il LIF lega il suo recettore espresso sulla cellula staminale embrionale. Il recettore è un recettore di tipo tirosin chinasico che si autofosforila e la fosforilazione eh, del recettore va anche a fosforilare eh, un altro fattore di trascrizione che si chiama STAT3 che va nel nucleo a regolare la trascrizione dei geni target e quindi a impedire il differenziamento di eh, questa cellula. L'altro fattore conosciuto da molti anni ormai è OCT4 e questo è stato scoperto perché è stato generato un topo che manca di OCT4 e si è visto che il, lo sviluppo embrionale non andava avanti oltre lo stadio di blastocisti. Per cui si è capito che OCT4 è fondamentale nel discriminare il differenziamento in senso trofo ectodermico verso massa cellulare interna. Vi ricordate prima, quando vi ho descritto la blastocisti, vi ho detto che eh, la blastocisti è fatta dal trofo ectoderma che darà origine alla placenta e dalla massa cellulare interna che darà origine all'embrione. C'è un gene che fa sì che. Le cellule dello stadio precedente, che sono quelle della morula, a seconda che esprimano o non esprimano OCT4, decidono di diventare cellule che faranno trofectoderma e quindi diventeranno placenta o di diventare cellule di massa cellulare interna e quindi di differenziarsi con potenziale di diventare embrione. Una roba analoga succede in uno stadio un pochettino successivo grazie a un altro fattore di trascrizione che si chiama NANOG, che è stato scoperto in una maniera completamente diversa. Cioè è stato fatto uno screening di cDNA espressi dalle cellule staminali embrionali che impedivano il differenziamento delle cellule staminali embrionali stesse. Quindi, vi ho detto prima che una cellula staminale embrionale, se le do il LIF. Continua a restare indifferenziata. Se levo il LIF si differenzia in, qua è messo boh, un fibroblasto, una cellula muscolare liscia, però può diventare qualsiasi cosa, si differenzia in maniera caotica, simile a un teratoma. Se io trasfetto in questa cellula una libreria, quindi la collezione di tutti i cDNA, quindi i complementari degli RNA messaggeri espressi dalla cellula staminale embrionale differenziata, posso trovare alcune molecole che impediscono il differenziamento, OCT4 sarà una di queste, un'altra è stata Nanog, così è stato scoperto Nanog e poi vabbè vi faccio la storia abbastanza corta, Nanog è un nome che um, vuol dire la, la terra dei sempre giovani, non mi ricordo in che lingua e, e in pratica quello che fa Nanog è e fare più o meno la stessa cosa di OCT4 ma in uno stadio successivo cioè di differenziare l'endoderma dagli altri foglietti embrionali quindi sì. le cellule che esprimono Nanog continuano a essere cellule staminali embrionali indifferenziate quelle che non lo esprimono diventano endoderma e quindi la, il silenziamento di Nanog è l'evento molecolare che induce il primo differenziamento in senso endodermico per cui inizio, vi ho fatto questi due esempi solo per darvi un'idea di come le varie cellule che pian pianino si differenziano, decido di differenziarsi in quel senso, di non differenziarsi ancora, magari di differenziarsi dopo verso un'altra linea, perché saranno esposte a segnali che fanno sì che vengano espressi o non espressi dei fattori trascrizionali che bloccano il differenziamento oppure le lasciano rispondere a segnali esterni che inducono il differenziamento verso quel particolare eh, tessuto. Quindi questo è un pochettino un riassunto di quello che abbiamo detto finora. Abbiamo a livello di morula alcune cellule che esprimono CT4 e che diventano embrione, altre cellule che non lo esprimono e che diventano trofectoderma. Così quando l'embrione diventa massa cellulare interna esistono alcune cellule che esprimono NANOG e che diventano epiblasto, quindi continuano a differenziarsi come eh, altri due foglietti embrionali, altre che non lo esprimono e che diventano endoderma primitivo. Questo è un altro schema che più o meno vi eh, dice quello che abbiamo detto finora, quindi che ci sono dei fattori di trascrizione che devono essere espressi nel nucleo per mantenere la pluripotenza e che questi fattori sono sotto il controllo di citochine che arrivano dall'esterno e che ne mantengono eh, l'espressione. Ovviamente avete il feeling che tutto questo che vi ho detto è molto semplificato, che la cosa è molto più complessa, dipende dai livelli di espressione, eccetera, ma l'importante è avere il concetto di come il potenziale viene mantenuto attraverso up e down regolazione di geni codificanti per fattori di trascrizione o per recettori che rendono la cellula più o meno responsiva a segnali esterni di pluripotenza o di differenziamento. Avendo capito quello che succede in questo senso più o meno, oggi eh, vedremo nelle prossime lezioni in maniera più specifica per vari tipi di organi, conosciamo abbastanza bene quello che succede a questo livello per mantenere la pluripotenza e anche quelli che sono i segnali di differenziamento, per cui siamo capaci, come dimostrano i trial clinici di cui vi ho parlato prima, di prendere una cellula IS e far sì che tutte queste cellule diventino solo cellule dell'epitelio pigmentato retinico, oppure solo oligodendrociti, oppure solo, parleremo domani, neuroni dopaminergici per fare Parkinson, oppure solo cellule di cuore per pensare a un trapianto cardiaco. L'altra domanda che sorge più o meno spontanea è ma possiamo tornare indietro? Cioè, visto che l'informazione genetica è la stessa, nello zigote e in tutte le cellule differenziate e che è solo il modo in cui io utilizzo questa informazione genetica che cambia, cioè molti geni si inattivano, ma sono comunque presenti dentro il genoma delle cellule completamente differenziate. Possiamo tornare indietro. La risposta ce l'abbiamo avuto grazie alla clonazione. Con la clonazione abbiamo avuto la prova definitiva che nelle cellule terminalmente differenziate esiste ancora tutta l'informazione necessaria per riprendere il programma di sviluppo embrionale dall'inizio. E il primo grosso esperimento di clonazione che ha fatto clamore è stata la pecora Dolly. In realtà la clonazione è nata abbastanza anni prima con gli esperimenti di Gordon sulle rane, ma nessuno gli ha dato troppa pubblicità. E il primo chiaro esempio di cloning eh, ben pubblicato, ben pubblicizzato, ben commentato è stata la clonazione della pecora Dolly. Come è stata ottenuta Dolly? Quello che è stato fatto è stato prendere una pecora di una razza Finn Dorset, pecore tutte bianche, e da questa cellula è stata, scusate, da questa pecora è stata prelevata una cellula di ghiandola mammaria. La cellula di ghiandola mammaria, quindi donatrice dell'informazione genetica, questo è l'animale che è stato clonato è stata mantenuta per un certo periodo di tempo in una condizione, si chiama di starvation, cioè in un terreno di coltura poco ricco, e questa condizione ha facilitato in qualche maniera il fatto che la cellula si dimenticasse di essere una cellula di ghiandola mammaria e quindi ha aiutato il reset dell'informazione genetica al contrario. Per cui Tenendo le cellule in condizioni di starvation, le cellule tendono a dimenticarsi qual è il ruolo fisiologico, che dal punto di vista molecolare vuol dire tendono a non produrre più specificamente quel determinato set di proteine che servono a una funzione eh, specifica e, e dopo analizzerete meglio che cosa vuol dire questo dal punto di vista genetico. Nello stesso tempo eh, è stata presa una cellula uovo, da un altro tipo di pecora, blackface, faccia nera con le corna, e da questa cellula uova è stato microaspirato il DNA, quindi tutta l'informazione genetica. Le due cellule sono state messe in coltura vicine, è stata data una scarica elettrica che ha fatto fondere le due cellule, mimando quel rilascio di energia libera che si ha quando si ha la fusione dello spermatozoo con la cellula uovo, questa struttura ha creduto di essere un embrione, ha iniziato a dividersi, ma l'informazione genetica contenuta in questo embrione era solo quella derivata dalla cellula di ghiandola mammaria, perché dalla cellula uovo è stato estratto tutto il DNA, quindi un corredo cromosomico diploide, ma derivato dalla cellula di ghiandola mammaria. Questa cosa è stata impiantata e dopo un tot di giorni, quanto dura la gravidanza nelle pecore, è nata Dolly, che come vedete è un clone, quindi esattamente identica alla pecora che aveva donato la cellula di ghiandola mammaria, e non presenta le caratteristiche della pecora, della madre artificiale che l'ha partorita. E sono, Queste due pecore sono identiche non solo perché le pecore bianche sono tutte uguali, ma perché hanno esattamente lo stesso identico eh, DNA. Questa è l'immagine vera di Dolly con la sua mamma uh, artificiale e questo è più o meno il lavoro che è stato fatto, quindi una, un riassunto del lavoro originale di Wilmot, che è l'autore che ha clonato uh, la pecora Dolly. Uh, come vedete in realtà Dolly è, eh, è, è, uno dei, cioè è il primo tentativo riuscito di clonazione, ma... Uh, alla base di questo tentativo ci sono stati tantissimi tentativi falliti. Eh, si è tentato di ehm, eh, clonare partendo da vari tipi cellulari, dei vari, parlando solo delle eh, procedure di trasferimento nucleare di cellule di ghiandola eh, mammaria, sono stati generati 247 eh, ovociti. Di questi solo 29 sono progrediti allo stadio di blastocisti, quindi allo stadio di embrione un pochettino più formato, sono stati trasferiti in, in pecore e solo un embrione si è sviluppato allo stadio di fetto ed è nata uh, Dolly. Quindi Dolly è un tentativo di successo che però emerge da centinaia di tentativi falliti e questo è il primo esperimento riuscita dopo anni di tentativi in cui neanche un feto e neanche un animale si era formato. Questo per darvi l'idea dell'efficienza e, e tra un attimo discuteremo anche dei possibili motivi di questa bassa efficienza e di quelle che possono essere le eh, conseguenze se applicato in maniera eh, non controllata. Questi sono gli esperimenti che hanno consentito di verificare che Dolly fosse effettivamente un clone eh, della pecora che aveva donato la ghiandola mammaria. Oggi con la PCR possiamo fare una uh, uh, prova, una specie di impronta digitale del DNA di tutti gli organismi eh, e più tradizionalmente si può fare con un DNA fingerprinting, non so se sapete cos'è, e in pratica si... Taglia il DNA con un enzima di restrizione, ognuno di noi, siccome le sequenze sono un po' variabili, sarà suscettibile di taglio in siti diversi e quindi si generano dei frammenti un pochettino diversi per tutti noi e capiamo im immediatamente che questa U vuol dire la cellula, la pecora ehm, che ha donato la cellula di ghiandola mammaria, C sono le cellule derivate in coltura e di il DNA di Dolly. Capiamo immediatamente, anche se non siamo esperti di biologia molecolare, che il sangue di questi tre individui è lo stesso, mentre invece tutte le altre pecore hanno un pattern di DNA completamente eh, diverso. Dopo Dolly sono stati eh, clonati molti animali di specie diverse, sono stati clonati topi con la tecnica, questa tecnica si chiama di trasferimento nucleare, perché trasferisco sostanzialmente il nucleo dentro un ovocita senza nucleo, sono state clonate le capre, sono stati clonati i maiali, sono stati clonati i conigli, sono stati clonati i gatti, forse vi ricorderete di Copycat un paio di anni fa. Um, e eh, sono eh, sorte un po' di domande correlate, cioè intanto ci si è chiesti se i, i, i cloni così ottenuti sono dei veri cloni, perché è vero che noi abbiamo il DNA nucleare che è la maggior parte del nostro DNA, ma voi sapete che abbiamo anche dei genomi mitocondriali con un contenuto di DNA mitocondriale, e da questo punto di vista. Gli animali clonati non sono dei cloni perché i mitocondri sono quelli della cellula uovo in cui abbiamo inserito eh, il nucleo della cellula eh, donatrice. Un altro problema è la lunghezza dei telomeri che sono considerati uno dei marcatori di invecchiamento, anche di questo parleremo in una delle prossime volte quando affronteremo in, nello specifico il problema dell'invecchiamento, sapete che man mano che le nostre cellule invecchiano e si eh, riproducono, le estremità dei cromosomi per un problema connesso alle modalità di replicazione si accorciano progressivamente e quindi i telomeri accorciati sono segno di invecchiamento. Allora il problema era ma gli animali clonati in cui io prendo un DNA di una cellula già differenziata che magari si è replicata già 10, 20, 100 volte nel corso di una vita adulta e la rimetto in una cellula uovo avrà i telomeri Accorciati come la cellula da cui ho prelevato eh, il DNA e quindi ci aspettiamo che gli animali clonati invecchino prima perché partono da una età di DNA e di telomeri molto più avanzata. In realtà andando a vedere eh, i telomeri di Dolly, originariamente non si è capito niente perché le pecore hanno eh, un, dei telomeri molto molto lunghi e quindi quella minima differenza dovuta a una generazione eh, non si era riuscita a apprezzare. Ma quel che si è scoperto dopo è che di fatto quando io eh, induco un reprogramming mediante clonazione, per qualche motivo si attiva anche la telomerasi, che è l'enzima che ripristina normalmente i telomeri durante un'embriogenesi normale, anche la cellula uovo e lo spermatozoo che danno origine fisiologicamente a un embrione, sono cellule terminalmente differenziate, che si sono replicate durante tutto lo sviluppo dei genitori. E però quando si uniscono, l'embrione nasce con i telomeri di nuovo lunghi. Perché? Perché durante eh, la fecondazione si attiva un enzima che si chiama telomerasi, che ripristina la lunghezza dei telomeri specifica di quella specie. Allora, non sempre succede, però in maniera incontrollata, anche durante la clonazione, la telomerasi si riaccende e di fatti andando ad analizzare poi le varie, eh, i vari animali che sono stati clonati si è visto che in alcuni casi addirittura questi animali hanno i telomeri più lunghi dei normali animali di quella specie generati con una fecondazione naturale. Quindi c'è una ripresa di attività telomerasica che se abbiamo fortuna funziona uguale a quella che normalmente si attiva nell'embriogenesi, potrebbe funzionare di meno, potrebbe funzionare di più. Tutto questo ha anche eh, una uh, importanza se, vista la sequenza di animali che sono stati nel tempo clonati, ci chiediamo se è o non è possibile clonare anche l'uomo con questa tecnica di trasferimento uh, nucleare. E ci sono uh, diversi uh, gruppi uh, e diverse compagnie, anche quindi diverse industrie, che da anni stanno tentando di clonare. Cellule eh, di clonare eh, individui umani, quindi di generare embrioni con la tecnica del trasferimento eh, nucleare. Vi ricorderete forse eh, un po' di anni fa eh, c'è stato un grosso scandalo per una company che si chiamava Clonade che diceva che aveva già clonato eh, i, i cosiddetti Raeliani, aveva già clonato individui, vi vendevano anche se volevate clonarvi da soli, vi vendevano anche l'apparato per fare la scossa elettrica. E indurre la fusione di una cellula differenziata con una cellula uovo nucleata. Chiaramente, tutta questa roba è, è truffa è, è, è stata chiaramente dismissed e denunciata sui giornali eh, internazionali, eh, i giornali e le riviste scientifiche più autorevoli. Se andate però a vedere sul sito, per curiosità, sono andata a vedere ieri sul sito di Clonide, loro continuano a dirvi che. Eh, vi possono aiutare se siete sterili, non avete figli, se siete omosessuali e voleste avere un bambino che, che eh, contiene i vostri geni. Se voi semplicemente volete essere clonati per qualsiasi motivo, loro dalla nascita del primo bambino clonato che si chiamava Ivan nel eh, 2002, continuano a proporre, qui vi dicono un overview di tutta la procedura a cui andate incontro e vi assicurano che sarete clonati con successo. Allora, la truffa uh, uh, continua e nel, nel, nel frattempo siamo andati avanti per uh, capire perché se è stato possibile clonare tutte le specie o più o meno tutte le specie uh, pochissimi successi sono stati ottenuti con i primati, ci sono solo due scimmie da che io sappia clonate con questa tecnica e uh, perché sia molto più difficile farlo uh, nell'uomo, quindi nei primati. E ad esempio una ragione potrebbe essere perché eh, le modalità con cui deve avvenire la segregazione dei cromosomi eh, a livello dell'embrione è molto più complessa nei primati. E questi sono dei fusi mitotici in embrioni normalmente formati, vedete che ci sono delle proteine che si, si localizzano in maniera molto precisa, in particolare i punti del fuso mitotico, e questi sono fusi mitotici di cellule originate attraverso tecniche di nuclear transfer. Vedete che è tutto un caos probabilmente perché vengono a mancare gli elementi di controllo. Che Assicurano una segregazione dei cromosomi appropriata e quindi la capacità di queste cellule di continuare a proliferare e differenziarsi perché il, il DNA viene eh, malamente in maniera imbilanciata segregato nelle cellule eh, figlie. Quindi eh, ci sono delle proteine che derivano dallo spermatozoide e dalla cellula uovo e che devono interagire per guidare propriamente la segregazione del fuso mitotico. Quando bypassiamo questo step, anche se abbiamo un DNA diploide, vengono a mancare queste proteine di controllo e quindi questa potrebbe essere una delle ragioni per cui eh, l'efficienza di clonaggio di embrioni umani e di primati è ancora più bassa di quella vista essere già bassa in altre specie animali. Ciononostante nel 2004 su Science, quindi grossa rivista internazionale, è comparso questo articolo, primo autore Wu Su Wang, che dichiarava di aver ottenuto una prima linea di cellule IS ottenute da una eh, blastocisti umana clonata. Questo signore è diventato una specie di eroe nazionale in Corea, questo è un coreano, per cui era osannato da tutti, veramente era un, un eroe e un idolo a livello eh, nazionale. E questa cosa è durata fino a che non sono comparse un po' di eh, denunce da parte di ricercatrici che lavoravano eh, nel suo laboratorio, che hanno detto che lui le ha costrette a donare gli ovuli per, questa, per questo esperimento. Oppure di eh, persone che hanno ehm, dichiarato di essere state pagate per donare gli ovuli. C'è stata l'istituzione di eh, un'inchiesta che ha chiaramente dimostrato che. C'era stata della frode in questo, oltre ai problemi etici, a questi uh, comportamenti poco etici del uh, responsabile del lavoro, che di fatto era tutto inventato, che quindi non era vero niente che, erano, um, eh, che queste cellule erano derivate da una blastocisti clonata, probabilmente era stato un episodio di partenogenesi, cioè quando una cellula uovo inizia a proliferare anche se non è stata fecondata, che una volta su mille può funzionare, che tutte le evidenze del cloning erano state montate in laboratorio e a tavolino e che non, non c'era nessuna prova che effettivamente c'era stata una clonazione alla base della derivazione di queste linee cellulare. per cui gli articoli su Science sono stati ritrattati e lui è stato espulso dall'università per cui lavorava. E questa è un po' eh, la storia, quindi da eroe nazionale è stato completamente eh, denigrato fino a un po' di anni fa, quando eh, si, la, 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 la sua popolarità si è ripresentata e si è riniziato a parlare di lui, perché eh, se è vero che c'è stata questa inchiesta e probabilmente quell'articolo che parlava di clonazione umana è stato ritrattato, lui stesso ha ammesso di, aver, di essersi comportato in maniera poco etica e di non aver controllato quello che facevano i suoi ricercatori, per cui probabilmente qualcosa di sporco c'è stato, però lui è vero che è stato anche quello che ha clonato per prima molte specie animali. Nel 2005, per esempio, eh, aveva pubblicato questo lavoro su Nature in cui aveva clonato il primo cane a partire da cellule già differenziate e quindi spinto da uh, questo suo successo, quello che si è messo a fare, si è messo a fare la clonazione di cani a scopo commerciale per cui ehm, è stato eh, ha voluto clonare tracker che era il cane che ha trovato i superstiti dopo ehm, l'episodio di ground zero e eh, attualmente dirige una company che si chiama Suom, mi pare eh, in cui è possibile clonare ad esempio il vostro cane se il vostro cane è invecchiato e ehm, e, e, e sta per morire. Voi potete prelevargli un pezzo di cute, un pezzettino di tessuto e lui ve lo riclona e ve lo ridà esattamente identico a prima. In realtà, c'è eh, stato una, mh, uh, un articolo recente su Nature, proprio qualche, qualche uh, settimana fa, che ha un po' rivisitato tutta la storia. Vi ho messo la. Um, la referenza poi ve lo do anche se volete, in cui eh, in realtà anche il governo stesso ha riniziato a credere e a dar fiducia e a dare anche soldi eh, a questo scienziato per i suoi lavori. Per cui in questa clinica adesso vengono clonati eh, animali da compagnia. Per i privati, ma nel frattempo porta anche avanti dei progetti in cui la clonazione viene usata, ad esempio, per produrre degli animali che producono del latte geneticamente modificato per somministrare alcuni fattori da crescita eh, semplicemente eh, con il latte, oppure degli animali che abbiano, dei maiali che abbiano delle, eh, degli organi più compatibili per l'uomo per gli xenotrapianti eh, e così via. Peraltro tra le sue dichiarazioni come eh, proprietario di questa company dice che vorrà continuare a perseguire eh, la possibilità di clonare eh, un, gli esseri umani anche se eh, la cosa non, non ha più il valore che poteva avere un paio di anni fa e di fatti la... Um, questo lavoro che è anche emerso eh, l'anno scorso, in cui un altro gruppo di ricerca ha eh, dimostrato la derivazione di eh, cellule staminali embrionali attraverso la creazione di embrioni con tecniche di trasferimento nucleare, è passato molto più in sordina, perché come vedremo, oggi noi possiamo ottenere questi tipi cellulari anche con, altri, eh, con altre tecnologie. E quindi l'interesse sulla clonazione umana... Eh, da, per ottenere cellule staminali embrionali è eh, decisamente sceso da tanti punti di vista. Anche perché siamo tutti d'accordo nel dire che se questi esperimenti avevano e hanno senso non è sicuramente per generare nuovi esseri umani, quindi per eh, trattare l'infertilità umana. E questo perché se uno va a vedere quello che succede agli animali clonati, come vi dicevo, l'efficienza è già di per sé bassissima, quindi il numero di embrioni che riusciamo a portare allo stato di feto ed individuo adulto è una minima parte di quelli che uh, andiamo a generare all'inizio. E per di più, la maggior parte degli animali che nascono, nascono con grossi problemi. Esiste addirittura una sindrome nuova, nata con la clonazione, che si chiama uh, Large Offspring Syndrome. Per cui molti degli animali clonati hanno anomalie di sviluppo placentare, crescono molto di più di quello che dovrebbero, hanno problemi respiratori. Questi sono dei, degli esempi di animali clonati, come vedete hanno degli organi molto più grossi, delle dimensioni corporee molto più grossi e eh, organi eh, del tutto... Uh, disfunzionanti. Peraltro questa sindrome è molto, molto simile a una sindrome che già esisteva che uh, è caratteristica um, degli, uh, dei bambini che vengono generati mediante tecnica di fecondazione uh, in vitro, per cui probabilmente è uh, un qualche cosa che uh, origina da uh, una manipolazione dell'embrione uh, fuori dall'utero materno al di là delle procedure di eh, clonazione, quello per cui ha senso portare avanti gli esperimenti di clonazione e portare avanti queste tecniche è invece ehm, l'utilizzo del eh, trasferimento nucleare per generare cellule staminali embrionali che noi possiamo poi far differenziare nel tipo cellulare che vogliamo, come dicevamo prima e come vedremo nelle prossime eh, lezioni a scopo terapeutico, quindi quella che cloniamo clonazione terapeutica. Vi ho detto prima che Dolly e la clonazione ad oggi sono state l'unica dimostrazione per tentare di far ripartire il programma di differenziamento dall'inizio e quindi andare all'incontrario in quella cascata di differenziamento che avevamo visto all'inizio eh, della nostra discussione di oggi. In realtà eh, questo non è del tutto vero. Dolly è stata la prima evidenza che questo è possibile, ma oggi possiamo trasformare una cellula già differenziata, arrivata alla fine del suo programma di differenziamento e farla ripartire dall'inizio, quindi farla diventare una cellula staminale embrionale pluripotente, anche senza ricorrere alla clonazione, quindi bypassando anche tutte le problematiche etiche connesse alla clonazione, motivo per cui vi dicevo che il... L'articolo dell'anno scorso che diceva abbiamo clonato una blastocisti umana e siamo riusciti a derivare cellule iS umane in questo modo è passato molto più in sordina, perché in realtà l'interesse si sta spostando verso tecniche alternative che consentono comunque di riprogrammare l'informazione genetica e farla partire dall'inizio. La prima evidenza che questo era possibile con tecniche alternative e la clonazione risale al 2006. Quando il signor Yamanaka, premio Nobel per la medicina, quindi ne avrete sentito parlare probabilmente anche al di fuori dei vostri studi, ha dimostrato che basta prendere una manciata di fattori di trascrizione e in particolare questi quattro, OCT4, SOX2, CMIC, KL4. Se vi ricordate qualche diapositiva fa li abbiamo già nominati perché sono, guarda caso, i fattori di trascrizione che sono espressi e che sono usati come marcatori di cellule staminali embrionali. E se io trasferisco questi quattro fattori trascrizionali in una cellula già differenziata, per esempio un fibroblasto della mia cute, riesco in una percentuale bassa ma significativa di casi a far ripartire e a riprogrammare l'informazione genetica così da ottenere delle cellule che si comportano esattamente come le cellule staminali embrionali. Quindi formano gli embryo bodies, le posso espandere, le posso coltivare su fibroblasti eh, mitoticamente inattivi, ci posso mettere il leaf se levo i fibroblasti, se levo tutto si differenziano, formano teratomi se li mettono sotto cute, se li metto in una chimera danno, scusate, se li mettono un embrione in via di formazione, danno origine a una chimera, quindi contribuiscono allo sviluppo di tutti gli organi e tessuti, così esattamente come le cellule eh, iS. Questa cosa è stata fatta per il topo, è stata fatta per cellule eh, umane, quindi a partire da cellule eh, umane e chiaramente questo apre tutta una serie di nuove prospettive terapeutiche, perché se gli esperimenti di clonazione erano gravati da delle problematiche etiche importanti e probabilmente anche irrisolvibili, se non altro in paesi come il nostro, in questo modo io bypasso completamente la creazione di un embrione, quindi prendo una cellula differenziata, la faccio diventare come una linea di cellule IS e a queste posso applicare tutte le nozioni che abbiamo già imparato grazie alla disponibilità di cellule staminali embrionali per indirizzare il differenziamento verso il tipo cellulare che mi serve per la medicina rigenerativa.